piccolo robotino. Ciao a tutti, sono la Bilendi. Sono molto interessata a diversi attrezzi, auto e tutto ciò che le riguarda. Oggi sto andando in un cantiere con la mia nuova cabriolet. Lì vedremo delle grandi macchine da costruzione. Spero troverò molte informazioni interessanti a riguardo. Quindi andiamo, amici miei. Eccolo, guardate. Stanno costruendo adesso. Le gru stanno sollevando grandi blocchi per portarli nei punti indicati. Oltre al cantiere, vediamo anche dei grossi macchinari. Anche quelli aiutano nelle costruzioni. Diamogli un'occhiata più da vicino. Questo è un camion ribaltabile. Il suo corpo è fatto per essere riempito e trasportare i materiali da costruzione. Guardate qui, è un escavatore. Può scavare la terra con la sua pala. Per esempio, per costruire qualcosa ti serve un buco per le sue fondamenta. E questo è un rullo. È usato per fare l'asfalto della strada. Con il suo pesante rullo d'acciaio, comprime e compatta il manto stradale. Guarda questo qua! Una betoniera! Trasporta calcestruzzo! Era il mio sogno quello di scoprire tutto della betoniera! E l'autista di questo camion ha consentito a mostrarcelo e ad aiutarci a capire come funziona! E vai! Quindi, questo camion consiste di ruote frontali e posteriori. E poi va alla piattaforma. Sotto potete vedere una grande tanica di benzina. Un meccanismo speciale di rotazione. E il cestello sono installati sulla piattaforma. Puoi anche vedere la tanica per l'acqua usata per fare la miscela di calcestruzzo. Dietro al cestello ci sono degli attrezzi per caricare e prelevare calcestruzzo. Poi c'è una cabina con grandi specchietti. Potete anche vedere le luci arancioni sul suo tettuccio. Quando l'autista accende le luci in strada, avverte gli autisti di prestare attenzione, perché la betoniera porta un carico grande e pesante. Perché questo camion ha questo nome? Betoniera? E come funziona? Lo scopriremo adesso! Quindi, amici miei, prima mettiamo la sabbia e poi il cemento nel cestello. Poi il cestello inizia a roteare mescolando sabbia e cemento con l'acqua da una tanica speciale. I lavoratori riempiono il buco mentre la soluzione si prepara. Il buco è apparso per strada durante i lavori di costruzione. Quindi, per primo i lavoratori riempiono il buco con terra e macerie. Dopodiché lo riempiono con calcestruzzo fresco. E vai! Pronti! La strada è aggiustata, ben fatto! Ok, devo andare ora. E diciamo grazie per l'aiuto e salutiamo l'autista della betoniera. Grazie per aver guardato il nostro cartone, bimbi! Per favore, scegli cosa vuoi vedere ora. Abbiamo molti, molti cartoni interessanti.